possiamo dire che questo è il posto dove, insomma, si sono aperte per migliaia di deportati le porte dell'inferno. Marzia Luppi, direttore della Fondazione Fossoli, chi è passato da qui, da questo campo? Possiamo dire che il campo di Fossoli veramente rappresenta il luogo da cui possiamo parlare delle tante vittime che sono state colpite dalla ferocia della dittatura fascista e nazista, perché oggi, che è il 27 gennaio della giornata della memoria che ci porta a riflettere su quello che è stato, dobbiamo ricordare appunto che di qui sono passati gli ebrei. Sono passati gli oppositori politici, sono passati i lavoratori coatti, quindi tante categorie, cito solo qualche numero, sono oltre 2.800 gli internati ebrei, oltre 2.700 i politici, si parla di oltre 5.000 lavoratori coatti che hanno passato Fossoli, quindi numeri molto alti di persone che sono state colpite dalla deportazione. A tutte queste vittime è importante oggi rivolgere la nostra attenzione e, come ripetiamo sempre dalla Fondazione, un'attenzione che studia il passato ma con gli occhi rivolti a quanto oggi sta succedendo sotto i nostri occhi, anche in zone molto vicine alle nostre, dove ancora ci sono campi, ci sono persone che soffrono, che sono emarginate. Quindi è una giornata della memoria che ci riporta soprattutto a tenere alta la considerazione e l'attenzione sul nostro presente. È una giornata della memoria che è anche ricordata attraverso una donazione recente, insomma, qua, da qua uscivano delle lettere che i deportati scrivevano alle loro famiglie, è successo con Focherini, e succede anche con questa donazione, insomma, che avete ricevuto da De Benedetti. Di cosa si tratta? Sì, un carteggio importantissimo che la famiglia e gli eredi di Bruno De Benedetti, medico che entra nel campo di Fossoli nel dicembre del 1943 e ne esce nell'agosto, alla fine luglio del 1944, ha voluto donare alla Fondazione un corpus di oltre 150 lettere, importantissime perché giorno per giorno, attraverso le parole di Bruno, che viveva qui all'interno del campo, noi possiamo seguire la sua vicenda intima, personale, le sue preoccupazioni, ma anche un po' quella che era la vita all'interno del campo di Fossoli. Un corpus veramente molto interessante e noi come Fondazione siamo veramente grati a Filippo Biolè che ha fatto la ricerca iniziale, ma direi a tutti gli eredi perché hanno dimostrato un grande senso civico nel voler rendere comune questo patrimonio familiare. E poi oggi c'è l'annuncio di un altro importante evento, l'accordo tra il Comune di Carpi e il Comune di Stazzema. Stefano Gasparini, vice sindaco del Comune di Carpi. Cosa significa questo accordo? Ricordiamo che Stazzema c'è una comunità virtuale antifascista. Beh, innanzitutto l'accordo tra il Comune di Carpi e il Comune di Sant'Anna di Stazzema ruota intorno alla proposta di legge popolare definita antifascista, che contiene all'interno una serie di proposte proprio per cercare di contrastare il più possibile la diffusione dell'odio e la diffusione dei pensieri e delle azioni neonaziste e neofasciste, come ad esempio la vendita di gadget o la rievocazione del pensiero neonazista e neofascista sul web. È un accordo, diciamo, politico e molto importante perché mette insieme due realtà, il Comune di Carpi e il Comune di Sant'Anna di Stazzema, che con le loro comunità e con le loro amministrazioni hanno deciso di fare della memoria non solo un dato di studio storico, ma una memoria di lotta verso il futuro affinché non venga dimenticato ciò che è stato, ma affinché soprattutto le nuove generazioni capiscano che quello che è stato è importante non avvenga mai più e che anche le parole o una semplice vendita di gadget, che possono apparire cose banali, sono invece ricordi di un periodo terribile che non deve essere assolutamente dimenticato. Grazie a Stefania Gasparini, vice sindaco del Comune di Carpi, grazie a Marzia Luppi, restituisco la linea allo studio. Grazie Nelson Bova, noi continuiamo a parlare del ricordo delle vittime della Shoah, quest'anno la città di Rimini è stata scelta a livello nazionale come città della memoria, le commemorazioni sono iniziate ieri con la consegna di alcune medaglie d'onore ai familiari di 8 deportati nei lager, le loro storie con Serena Biondini. Le forze fisiche e morali hanno un limite, il freddo umido comincia a penetrare nelle ossa e l'inverno che mi terrorizza. Ho sempre fiducia nella divina provvidenza.
Era il 26 settembre del 44 quando Antonino Panzeca scrisse questa lettera da un campo di concentramento in Germania. Il figlio Giovanni l'ha trovata in un cassetto solo dopo la sua morte. Questo è papà, anche se lui non era un ebreo, però era considerato un traditore perché era un italiano che si rifiutò di combattere accanto ai tedeschi dopo l'8 settembre. Panzeca fu uno dei 700.000 militari italiani deportati nei lager nazisti dopo l'armistizio del 43. Ai suoi familiari e a quelli di altri 7 internati, il prefetto di Rimini ha consegnato la medaglia d'onore del Presidente della Repubblica. Le vittime di questo olocausto diventano un patrimonio privato, ma un patrimonio collettivo, perché la memoria è un argine che dobbiamo alzare contro l'odio e contro le discriminazioni. 60.000 i militari italiani che non fecero più ritorno dai campi di concentramento. Per gli altri le cicatrici furono indelebili. L'aviere Pietro Fiori riuscì a salvarsi perché prima di entrare nell'esercito faceva il barbiere. Nel lager era l'unico a saper tagliare barba e capelli. Questo lavoro gli ha permesso di ottenere ogni tanto un uovo, un pezzo di pane da dividere con i suoi commilitoni per cercare di sopravvivere. Quando è venuto a casa, ragazzi, non arrivava a 40 kg, era fatta tutta a piedi. Nei pochi racconti ai figli, la fame, il freddo, le umiliazioni. Nella giornata della memoria una medaglia che significa molto. È stata un'emozione forte. Il riconoscimento di questo sacrificio per lui doveva essere riconosciuto. Per lui e tanti altri che non ce l'hanno fatta. Il 27 gennaio 1945 l'esercito russo fece irruzione ad Auschwitz, svelando al mondo l'orrore dei lager nazisti. Nell'anniversario di quel giorno Rimini è stata scelta come città della memoria 2021 per non dimenticare. Soprattutto oggi, in tempi di grande fragilità sociale e economica, nella pandemia, anche le ideologie più distorte, anche i pregiudizi possono proiettare l'umanità in qualcosa che non è scampato per sempre. A fianco dei familiari dei deportati, le associazioni che li aiutano a riportare alla luce le loro storie. Dai cassetti di casa escono delle fotografie e delle lettere importantissime. Sono storie da raccontare per non dimenticare. Nella famiglia di Virgilio Buffoni i deportati furono due. Il nonno, scampato al rastrellamento dei carabinieri di Roma, ma catturato a Sant'Arcangelo, dove collaborava con la Resistenza, e il padre, che tentò invano di liberarlo quando aveva appena 16 anni. Ora una medaglia per entrambi. Per noi un onore è il riconoscimento di una vita dedicata proprio a servire la patria, a servire le istituzioni, ma anche la libertà e la democrazia contro il nazifascismo.